Dalla Sara. Ma io no, io avevo quella più piccolina prima. Shop top, shop che stiamo zitti. Buonasera a tutti quanti, è un piacere darvi il benvenuto in questa primissima diretta YouTube di Sole TV e se ci pensate bene un po' di sole serve in queste giornate uggiose con un nuovo programma, La Psicologa Risponde e la psicologa in questione è Maria Cristina Strocchi. Ciao Sara, sono felice che tu sia qui. E io anche sono felice. Tu non puoi capire quanto. Soprattutto siamo contente tutte e due di stare in vostra compagnia in questa serata per parlare di un tema assolutamente importante, di un tema che riguarda tutti quanti alla fine, sì, perché parliamo di amore a 360 gradi, proprio questo 360 gradi, insomma, riunisce un po' tutte le persone, giusto Maria Cristina? Perché? Perché? Perché riguarda la coppia, la famiglia, i figli, e l'amore per il prossimo, per la vita e che più ne ha, più ne metta. Ecco, ecco perché dicevamo che riguarda proprio tutti, quindi non pensatelo solamente come amore legato appunto alle coppie, quindi dicono no, io sono single, non mi interessa, sono divorziato, separato, non ne voglio sapere. No, no, perché quando parliamo di amore intendiamo proprio i rapporti personali con tantissime persone e quindi tutti quanti in un modo o nell'altro siamo interessati. Noi, anzi tu Maria Cristina, hai realizzato delle piccole interviste che così magari ci proiettano meglio, no, nell'argomento di questa serata e abbiamo chiesto una cosa molto interessante alle persone, cioè l'amore può durare per sempre? Lo so, è un quesito difficilissimo, tutti quanti se lo chiedono, l'hai fatto, sentiamo che cosa ti hanno risposto. Benissimo. Poi me lo commenti. Certamente, Sara. Andiamo con le interviste allora. L'amore eterno esiste? Secondo te? Secondo me l'amore eterno è l'amore immaginario, l'amore non vissuto, che rimane nel pensiero, nel cuore, è l'amore romantico. Io non so cosa chiedere. Non ti preoccupare. Senti, e invece quello di coppia, secondo te perché finisce? Per noi, ci si annoia. Ci si annoia, si cercano altre cose, altri che ci facciano emozionare, che ci facciano sentire ancora giovani, e la noia distrugge, distrugge tanto. Grazie. Eccoci in studio. Allora, la noia. Mamma mia, quante volte sentiamo parlare di noia in un rapporto e quante volte o lei o lui escono perché a cercare proprio qualche cosa che possa ravvivarli, perché alla fine la vita è la nostra e abbiamo costante bisogno di emozioni. Esatto, infatti la signora, come avete potuto ascoltare, dice una piacere, cosa Maria Cristina, molto bella. Dico, piacere. Dice che l'amore che dura per sempre è quello idealizzato, quello che uno non può vivere. Tipo, non so, la persona incontra qualcuno al mare, poi finisce la vacanza, vivono questa intensa storia, poi lui riparte, non si vedono più. E questa persona si porta questa idea di amore nella mente. È l'idealizzazione, capite? Perché poi l'innamoramento, cari amici, l'innamoramento dura quanto? Dura massimo un anno, perché altrimenti saremmo tutti messi molto male, soprattutto andremo a finire, vero cara, in cardiologia. Ah, perché quello del batticuore. È il batticuore. Quindi dopo subentra l'amore, che è un sentimento più profondo, però chiaramente va vissuto e bisogna evitare, cari amici, di cadere nella routine. Nella routine, come ha detto giustamente
questa persona. Ci vuole fantasia quindi in una coppia? Ci vuole fantasia e soprattutto nella coppia bisogna che la persona capisca che si deve impegnare, perché l'amore è un sentimento, non è una cosa che cade dal cielo. L'amore è un sentimento che necessita di un impegno, di azioni che lo facciano durare. Infatti un detto dice: chi nutre, vive. Questo chiaramente quando parliamo di una coppia, però insomma, tutto sommato può rifarsi anche ad un rapporto tra, che ne so, madre e figlio, un affetto in questo senso, cioè aver fantasia, poter in qualche maniera condividere, cioè non creare un elettroencefalogramma piatto, perché l'elettroencefalogramma piatto significa morte. In qualsiasi tipo di rapporto. In qualsiasi tipo. Abbiamo visto questa prima intervista, mi domando se ce ne sia un'altra, se è andata in piazza per esempio. Sì, sono andata in piazza e abbiamo intervistato delle altre persone un po' più ottimiste rispetto alla persona che abbiamo sentito ora. L'ottimismo non serve sempre, quindi andiamo a sentire che cosa hanno detto e poi le commentiamo qui in studio. Sono curiosa. Piacere, Maria Cristina. Federico, piacere. Miriam, piacere. Sono qui perché vorrei farmi una domanda. Federico, posso darti del tu? Secondo te l'amore può durare per sempre? Beh, guardi, secondo me sì, e la prova è che ci credo che sabato prossimo io e Miriam ci sposiamo. Molto bene, direi. E sentiamo. Sì, beh, anch'io ci credo, anche insomma, per questo abbiamo fatto anche questa scelta di sposarci. Ci crediamo. Molto bene. E quindi congratulazioni vivissime. Grazie. Grazie a voi. Adesso vorrei che venisse qui questa coppia di amiche. E tu? Buonasera. Buonasera Cristina. Debora. Ecco, io vorrei chiedere a Cristina e a Debora, anche a loro, se l'amore, secondo voi, può durare per sempre. Secondo me sì, perché io l'ho tastato nella mia mamma e nel mio papà e penso che vedere loro nelle loro difficoltà e stare insieme ogni giorno sia l'amore per sempre e io ci credo. Grazie. Ciao a tutti, io credo che l'amore esista come amore di coppia se si trova la persona giusta, con un po' di buona volontà e se si è corrisposti, un bel impegno, secondo me sì. Molto bene, però io vedo arrivare qui un'altra persona che conosco. Ciao Concetta. Allora, io vorrei chiedere, fare la stessa domanda a Concetta e chiederle se, secondo lei, l'amore può durare per sé. Ma io credo assolutamente di sì. E ne sono una sempre alla ricerca dell'amore eterno. Quindi sono convinta che se uno ha questo progetto dentro e ci crede veramente, prima o poi arriva l'amore eterno. Molto bene. Però io qui vedo anche Jack, mio amico Jack, a cui io vorrei fare la stessa identica domanda. Ciao Jack. Piacere, ciao. Senti, secondo te l'amore può durare per sempre? Sì, può durare per sempre, secondo me. Basta volerlo. Molto bene. Molto bene. Grazie a tutti. Mi piace questo evviva finale, anche se una delle persone intervistate ha detto sì, io sono perenne ricerca dell'amore che dura per sempre, prima o poi arriverà, però intanto cerca. Intanto cerca. Cerca, cerca. Allora, può esistere, abbiamo capito che dicevi poco fa, in base chiaramente al nostro impegno e al nostro desiderio di fare, no? Di mettere. Esatto. Ma non riguarda soltanto la coppia, questo concetto di amore. Quante volte sentiamo di queste famiglie, figli che non vogliono più vedere i genitori che non ne vogliono più sapere dei figli, sorelle che una volta che
vengono a mancare i familiari più stretti, si allontanano, litigano per l'eredità, per esempio, vedi? Allora questo amore che può durare per sempre, non solamente come coppia ma anche come famiglia, amici, vi dicendo, da cosa dipende? Dipende da vari ingredienti. Il primo è il rispetto. Il rispetto anche della libertà. Perché vedete, sia nell'amore di coppia che nell'amore in generale, bisogna rispettare l'unicità della persona. Quando una persona invece vuole comandare o vuole far sì che si faccia quello che vuole lei, è l'inizio della fine. Quindi l'amore può durare per sempre se la persona si impegna con delle azioni che soprattutto abbiano come base il rispetto e l'attenzione per l'altro. Io ho una pseudo sorpresa per te, perché dovete sapere che dietro le nostre telecamere c'è un folto pubblico e tra questi insomma c'è anche chi vuole intervenire. Fra l'altro voglio anche ricordarlo che lo vedete passare in sovraimpressione, ma c'è un numero di telefono qualora aveste il desiderio di magari mandare un messaggio o di intervenire direttamente voi. Il numero è 393-8908-896. Avremo sicuramente piacere, anzi la nostra psicologa psicoterapeuta Maria Cristina Strocchi avrà piacere di potervi rispondere. Però intanto nel pubblico c'è chi si è prenotato per porre direttamente delle domande, dei quesiti che magari riguardano un po' la propria vita. Allora chiamiamo subito qui vicino a noi Federico un altro, verrà. Ecco qui abbiamo Francesco, a te il microfono, lei è Maria Cristina. Grazie, quindi Sara. Poi ciao Francesco. Ciao Maria Cristina, volevo chiederti, visto che si parla di per sempre, perché questo per sempre crea così tanti problemi in molte coppie? Bellissima domanda. Sentiamo la sua risposta. Grazie Francesco. Allora io voglio rispondere a Francesco che praticamente il per sempre perché crea problemi? Perché intanto se io dico che una cosa avverrà per sempre non mi impegno più, perché tanto mi ha giurato eterno amore. Questo fa sì che il coniuge venga considerato un pezzo dell'arredamento della casa. Ma io ricordo agli amici che ci ascoltano da casa che noi non abbiamo fatto un rogito, non abbiamo acquistato un immobile e quindi dobbiamo costantemente impegnarci. Quindi questo per sempre può creare questo problema. Il secondo problema che crea il per sempre è che quando poi un amore finisce, perché l'amore può finire, anche con tutta la buona volontà, può finire. E purtroppo dobbiamo accettarlo. Molti invece non vogliono saperne. Ed ecco che possiamo leggere, scusate, sui giornali i casi di stalking e peggio. Terribile questa cosa. Accettare che un amore finisca, insomma, non è una cosa così scontata, esatto. Non è una cosa che tutti quanti insomma riescono a fare. Ho un'altra domanda per te, questa volta ce la fa Desiree. Ta 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 ta. Bel nome, bella ragazza, sentiamo che bella domanda farai. Vieni più vicina per piacere con noi, eccola qui. Ciao Sara, ciao Maria. Ciao Desiree. Allora, la mia domanda sarebbe questa. L'amore del cane è per sempre? Bellissima domanda, Desiree. Grazie mille, Desiree. Abbiamo anche due cani, uno è qui, l'altro è sparito. E posso dire che l'amore del cane dura per sempre, perché il cane riesce ad amare in modo incondizionato, cosa che purtroppo noi non siamo stati educati a fare, perché noi siamo stati educati a ti voglio bene se. Se mi ascolti, se fai quello che dico io, se tu figlio fai l'università che ti dico io, se tu... Il ti voglio bene se è tipico dell'essere umano. Invece il cane ti ama per quello che sei, sia che tu sia bello, brutto, giovane, vecchio, ricco, povero, ti ama e basta. Ti arrabbi, lo sgridi o meno. Esatto. Questo è anche un po' uno dei motivi per i quali sempre più persone, no, si staccano quasi dal rapporto con le altre persone e si dedicano totalmente poi a,
a quello per gli animali, per gli amici cani soprattutto. Io, infatti, Sara, ne ho due. Tu ne hai avuti tantissimi. Ne ho avuti tantissimi, anche quattro. Adesso ne ho solo due. Allora, però, chiaramente, insomma, qualcuno potrebbe anche dire sì, vabbè, è troppo facile voler bene ad un animale, voglio dire, non ci litighi, è difficile avere dei rapporti un po' burrascosi, magari con qualcun altro diverso, però la domanda, allora, a questo punto, Miriam. Sentiamo Miriam che arriva tra il pubblico, intanto ve lo ricordo, 393-8908-896 per interagire con noi. Ciao Miriam, benvenuta. Ciao, ciao Maria Cristina. Ciao Miriam. Buonasera a tutti. Visto che parliamo di amore per sempre, ci sta bene anche sapere se l'amore per i familiari, tra i familiari, può durare per sempre. Bellissima domanda, grazie Miriam. Allora, questa domanda effettivamente è una bellissima domanda. Anche qui dipende dal rapporto che c'è stato tra i genitori e i figli. Perché, come vedremo in successive puntate, perché ricordatevi che ogni martedì ci saremo, si parlerà anche del fatto che alcuni individui non sono in grado di amare. Proprio nascono con questa incapacità ed è molto triste. Ed ecco che allora questo amore non può durare per sempre perché non c'è stato. Chi sono questi individui? Scusami, sono... qualcuno a casa potrebbe dire allora io riconosco qualcuno. Esatto, purtroppo sì, sono individui che hanno un disturbo di personalità. O che sono psicopatici. Gli psicopatici in particolar modo non sono in grado di amare. Gli altri amano ma in modo purtroppo non sano. E l'amore non sano non fa stare bene e non rende felici. Mamma mia, quante cose abbiamo imparato in questa puntata della psicologa risponde. Risponde a che cosa? Beh, alle vostre domande, ai quesiti che solitamente ci si fa su dei temi della vita, su dei temi che dobbiamo affrontare tutti i giorni. Insomma, l'amore sicuramente è la cosa primaria ed è anche vero che sì, ci sono persone che non sono in grado di provarlo e di amare come si deve. Io ritengo, correggimi subito se sbaglio, però è una convinzione insomma che è molto in me, che tutti quanti hanno bisogno di sentirsi amati. Le persone che non si sentono amate sono tristi, sono spesso cattive, hanno delle reazioni violente verso gli altri. Sì, oppure si deprimono, oppure diventano depresse, perché la mancanza di amore purtroppo è molto e molto dolorosa. Il dolore si può manifestare o con la rabbia o con la depressione. I bambini, possiamo parlare di una piccola parentesi, adesso saranno così tutti a letto, chiaramente, ma sulla capacità dei bambini di amare che, passatemi questo paragone, però i bambini sono ancora innocenti, no? Mentre per noi un torto, prima di poter tornare ad amare, ci vuole chissà quant'acqua sotto i ponti, i bambini sono un po' come gli animali, puri, semplici, cioè subito dopo tornano, si dimenticano facilmente. Infatti, se voi osservate i bambini all'asilo, nido, all'asilo, della scuola materna, anche delle scuole elementari, litigano ma poi fanno pace. Subito. Subito e ricominciano a giocare. Purtroppo l'adulto non ha imparato questa lezione che invece il bambino gli offre ogni giorno. Quindi dovremmo apprendere sicuramente di più. Maria Cristina diceva poco fa che questa è la prima di una serie di puntate di tutti i martedì sera, sempre alle ore 20:30, e che vedranno sempre lei rispondere chiaramente alle vostre domande. Possiamo avere un'anteprima? Certo, noi tratteremo l'amore, la prossima volta tratteremo di cosa può far durare un rapporto nel tempo e di conseguenza cosa lo fa finire. E quindi, cosa dici Sara? Spero di avere ancora un bel pubblico anche la prossima volta. Vi ringraziamo per essere stati con Sole TV, ci auguriamo, speriamo davvero di aver portato un po' di sole nella vostra vita, un po' di allegria, di gioia, perché noi insomma ce l'abbiamo nel trattare questi argomenti così speciali proprio con l'obiettivo
quasi un servizio pubblico, no? Esatto. Perché siamo pieni di amore, questo è il motivo. Questo è il motivo, grazie Sara. Grazie per essere stati con noi, con noi, grazie anche alla regia che ci ha supportato in questa primissima. E anche al nostro pubblico. Grazie. Scusami, poi se ce la fai vedere in onda lì, dai, dai che ci facciamo con te.